Sono tornato finalmente qui sul mio canale. Ah, finalmente, così almeno voi non vi suicidate. Oggi noi parleremo di un album che devo essere sincero, mi ha veramente sorpreso. Credo che sia l'album che mi ha più sorpreso di quest'anno. Però noi parleremo più avanti se secondo me sarà l'album dell'anno oppure no. L'album in questione, come voi avrete sicuramente capito, è l'album di Junior Kelly, il suo secondo album in studio. Junior Kelly è un rapper italiano della nuova scuola che secondo me è uno tra i più forti in assoluto. Non è uno tra i più famosi, è un peccato perché un artista del genere dovrebbe essere seguito molto molto di più. Ovviamente io non dico che scelgo io chi deve essere seguito e chi non deve essere seguito, dico solamente che questo artista dovrebbe essere molto più seguito dalla scena, visto che comunque ha un talento e l'ha saputo sfruttare tantissimo, sia con lo scorso album, ovvero Ci entro dentro, e l'ultimo che ha lasciato, ovvero proprio quest'estate del 2019, ovvero Ricercato. Junior Kelly in realtà non è proprio un rapper italiano semplice, è un rapper italiano molto particolare della nuova scuola. Infatti lui è un rapper italiano mascherato e non so di preciso quanti anni lui abbia, ma credo intorno ai 30 anni. Sì, dal timbro di voce si capisce che effettivamente lui è sui 30 anni, una cosa del genere. Addirittura mi si è quasi scesa una lacrima. Non dico che l'album sia tutto triste, però ci sono delle tracce che veramente ti fanno cambiare idea sull'artista. Cioè cambiare idea nel senso, tu arrivi ieri che tu lo odiavi e tu sei arrivato oggi che ascolti questo album da inizio a fine, dopo ti sei innamorato di questo artista. C'è veramente un miglioramento da Ci entro dentro a Ricercato, veramente veramente incredibile. I testi sembrano reali, cioè, ma non proprio soltanto questi di questo disco, proprio quelli di Junior Kelly in generale sembrano proprio dei testi scritti da un poeta. Cioè, qualsiasi cosa dice lo rende reale e non sprofonda nel ridicolo come sti cazzo di rapper che si credono, addirittura rapper che credono che la loro vita valga più di qualcun altro, quando in realtà no, non esistono persone che valgono di più di un altro o persone che valgono di meno rispetto a un'altra persona. Però sì e no, possono rivelarsi noiose. Per esempio le uniche che sono reggaeton del disco, ovvero Abla, vabbè c'è Jake La Furia, quindi se c'è il nuovo Jake La Furia sicuramente ci sarà il reggaeton, anche perché effettivamente già si sapeva una cosa del genere, visto che comunque la traccia si chiama Abla, è in spagnolo il titolo, è spagnola anche qualcosa del testo, quindi reggaeton ci sta. Anche se effettivamente non mi sarei mai aspettato un reggaeton in questo disco, me lo sarei più aspettato, che ne so, su un Fred De Palma nuovo, che cazzo ne so. Poi quello con Jaime secondo me è meglio di Abla, e non serve spiegare il motivo, perché suona molto meglio, soprattutto il testo e soprattutto il rappato è molto meglio di Abla. Ma comunque le tracce che mi sono piaciute sono l'undicesima e la dodicesima, ovvero la penultima e l'ultima, ovvero Ferite e Nessuno con me. Nessuno con me, che è appunto il contrario appunto del titolo, e non solo del titolo, anche della canzone del disco, appunto che è l'introduzione del disco e anche il primo singolo rilasciato, o meglio non il primo singolo, l'unico singolo che appunto è stato rilasciato per questo disco. E se devo essere sincero, Tutti con me insieme ai due pezzi di reggaeton sono sicuramente i pezzi più deboli del disco, perché non rispecchiano poi così tanto tutto il mood del disco, che è praticamente un mood tranquillo, conscious, e che tratta tematiche veramente da Dio, spiegate, rappate, cantate da Dio. Ok che su qualche traccia nel ritornello, vabbè soprattutto nel ritornello utilizza l'autotune, però ovviamente non è che si può arrivare in una giusta tonalità. Ok che magari il singolo del disco non può contare tanto come miglior traccia o magari peggiore traccia, visto che comunque è soltanto un estratto, è una canzone messa così a parte, dopo viene messa nel disco, quindi non tutti i singoli sono programmati per un determinato disco. Sicuramente lui stava facendo un singolo a parte e poi lui ha deciso di metterla come introduzione dal disco. Potrebbe essere,
In realtà potrebbe anche essere, visto che comunque se tu fai un'introduzione in cui tu metti un pezzo che si chiama Tutti con me, dopo tu lo concludi con un pezzo che si chiama appunto Nessuno con me, beh, un pochettino calza a pennello. Quindi praticamente un pochettino la solita storia che tu hai tutto e hai tutti i tuoi amici che ti vogliono, però dopo alla fine vogliono soltanto il denaro e poi alla fine non c'è nessuno con te e si conclude così il disco. I featuring secondo me alcuni sono azzeccati, alcuni no, per esempio quello con Ike Snob, cioè nah, io passo. Poi anche quello con Clementino e come cazzo si chiama, Federica Napoli, cioè Clementino ovviamente ci è andato giù con l'extra beat, perché lui è un mago nell'extra beat, soprattutto se fatto sia in italiano che poi mischiato in napoletano, è un mostro. Federica Napoli ovviamente di Napoli ha fatto il ritornello con l'autotune. Come cazzo si fa a fare un ritornello con l'autotune che ti dovrebbe dare la giusta tonalità e dopo alla fine lo fai addirittura brutto? E anche Samurai J non è che nel pezzo lì reggaeton con Jake La Furia, ovvero Abla, sia andato proprio benissimo, eh. Cioè appena io ho sentito ho detto, ma che cazzo è sta merda? Poi c'è stato il 3, il 3 è stato un mostro. Lui a rappare fa gli extra beat, è un genio, un cazzo di genio, sicuramente uno tra i più forti della nuova scena attualmente, cioè della nuova scena, ovviamente sempre ricordo l'Italia, cioè non proprio l'intero globo. E soprattutto si sente che effettivamente i testi sono scritti a lui, sono scritti e cantati, rappati in un modo che quando tu li senti la prima volta dici, cazzo, questo qui deve averne passate di cotte e di crude per essere arrivato a questo punto e per avere tutto questo successo. Voto finale 9 meno, non di più. Disco migliore dell'anno? Non lo so, ma posso dire che è uno tra i più fighi.